Con un viaggio del leader Soverato è stato inaugurato il nuovo treno per i pendolari di Trenitalia Swing, il primo dei tre esemplari che circoleranno in Calabria e viaggerà prevalentemente sulla dorsale ionica. Si tratta, come ha spiegato Orazio Iacono, direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia, solo di una prima fase di soluzioni concordate con la Regione Calabria per rientrare dal debito accumulato negli anni passati. Si torna ad investire in Calabria dopo questa prima transazione con la quale la Regione ha versato circa 60 milioni di euro. I nuovi treni sono dotati di telecamere interne ed esterne, le cui immagini verranno inviate direttamente alla Procura della Repubblica, ma anche di un sistema sofisticato di rilevamento fumo. Sul treno, insieme agli altri passeggeri, era presente anche il Presidente della Regione, Mario Oliverio, anticipando che a gennaio arriverà il secondo che collegherà Sibari e Reggio e poi in primavera un terzo treno. Un investimento per il momento di 70 milioni di euro complessivi per un radicale rinnovamento in Calabria, laddove non si vedevano treni nuovi da un trentennio.